Buonasera, gol flash sulla sesta giornata del campionato di calcio. L'Inter resta al comando della classifica ma vede diminuire il suo gruzzolo di vantaggio sul Milan, che è stato capace di vincere in casa con l'Ascoli rispettando in pieno una tradizione, e soprattutto vede diminuire il suo vantaggio di un punto sulla Juventus, che è quella delle grandi tradizionali, che esce meglio, la squadra che esce meglio da questa giornata calcistica, essendo riuscita a vincere per 2-1 un importante derby con il Torino. Perugia e il Napoli avevano già dato vita ieri a una partita importante, anche se non piacevole dal punto di vista tecnico, finita, come tutti sapete, sull'1-1 determinato da due calci di rigore. Tutto sommato, quello che si può dire è che tuttora permane una sensazione di grande equilibrio nel campionato di calcio, senza che nessuna squadra, era sembrata l'Inter fino a domenica scorsa, senza che nessuna squadra sembri in grado veramente di staccare per ora le altre avversarie. Da segnalare sempre le positive prove del Cagliari, che anche oggi non ha perso, ha conservato la sua imbattibilità, pareggiando a Roma contro la Lazio di Giordano, e diciamo la Lazio di Giordano perché in questo duello impegnato con Paolo Rossi per la classifica dei cannonieri, Giordano sta segnando sempre, come d'altra parte ha ricominciato e sta segnando sempre anche Paolo Rossi. Ma vediamo i risultati completi della giornata, come al solito nella schedina del Totocalcio. Abbiamo dunque Bologna-Fiorentina 2-1, Catanzaro-Inter 0-0, Lazio-Cagliari 1-1, Milan-Ascoli 3-0, Napoli-Perugia 1-1, giocata ieri e quindi non valida per la schedina di oggi, che pagherà soltanto i 12 e gli 11, Pescara-Avellino 1-1, Torino-Juventus 1-2, Udinese-Roma 0-0. Pistoiese-Genoa 1-0 in Serie B, San Benedettese-Cesena 1-2, Sampdoria-Palermo 1-2, Treviso-Sanremese partita di Serie C 1-1, Trento-Matera 2-2. Il Montepremi, che si divideranno i fortunati vincitori di questa settimana, è di 4 miliardi 455 milioni e poco più, come vedete nella sovrascritta. E vediamo ora la classifica del campionato di Serie A dopo 6 giornate. Inter 10 punti, Milan 9, Juventus 8, quindi Perugia, Torino, Cagliari 7, Napoli, Lazio e Bologna 6, Fiorentina, Udinese, Avellino e Roma 5, Catanzaro e Ascoli 4, Pescara 2. Completiamo il quadro dei risultati della Serie B con le altre partite non comprese in schedina: Como-Pisa 0-0, Lecce-Brescia 1-0, Matera-Bari 0-1, Parma-Taranto 1-1, Spalla-Nerossi-Vicenza 0-3, Ternana-Monza 1-1, Verona-Atalanta 1-1, per una classifica che vede al comando un terzetto. Da due formazioni in testa sono diventate tre: Palermo, Como, Monza 10 punti, la Nerossi Vicenza 8, Atalanta, Bari, Cesena e Genoa 7, Ternana, Verona, Pistoiese, Lecce e Spal 6, Pisa e Sampdoria 5, Taranto 4, Brescia, Parma, Matera 3, San Benedettese 1. È stata, come vedete, ecco anche la classifica dei cannonieri, come anticipavamo: Giordano e Rossi con 5 gol, Bettega che ha segnato un gol contro il Torino, 4 reti, Preretri, Savoldi e Mastropasqua, che è stato autore di una doppietta, il bolognese Mastropasqua decisiva per la sua squadra, poi insieme ancora a Chiodi, autore di una doppietta anche lui oggi, Damiani, Graziani e Tardelli, che si sta scoprendo una vena di cannoniere. È stata una giornata che ha presentato alcuni dati particolarmente interessanti, significativi o quantomeno curiosi. Intanto l'esordio sulla panchina del Pescara dell'allenatore Gustavo Giagnoni, che va a sostituire Antonio Valentin Angelillo. Ancora l'esordio nell'Avellino, nella stessa partita, proprio quella di Pescara, di Ciccio Cordova, che dopo lunga milizia nella Roma e nella Lazio è ora all'Avellino e ha segnato il gol che ha dato il pareggio alla squadra per la quale esordiva oggi. Un gol piuttosto importante, se vogliamo, per la carriera di Cordova, che in 17 campionati, comincia così il suo 17° campionato di Serie A, aveva sinora realizzato 12 gol, veramente col contagocce. All'esordio ha trovato il 13°. Da segnalare ancora il ritorno in campo di Francesco Rocca, al quale vanno gli auguri non solo dei tifosi romanisti, ma di tutti quanti gli appassionati italiani. La partita della Roma è comunque finita 0-0. Ma cominciamo a vedere le immagini dei gol che sono stati realizzati oggi, complessivamente in questa sesta giornata, 15 gol segnati, di cui due ieri, quelli di Rossi e di Damiani sul rigore in Napoli-Perugia, che nemmeno vi riproponiamo, ormai li abbiamo visti a sufficienza, ritengo, e comunque li vedremo in domenica sprint. Vediamo invece i gol di questa giornata, 13 gol. Cominciamo con Milan-Ascoli, il giovanissimo romano, bella girata nei minuti iniziali della partita, all'ottavo realizza il gol. Su cross di Buriani, Anzivino si fa tradire dalla precipitazione, tocca con la mano, è rigore anche se la palla poi finisce in porta, è già il gioco fermo e rigore concesso dall'arbitro Lobello, che Chiodi, specialista, trasforma con una gran cannonata al centro della porta. Terzo gol ancora di Chiodi, l'azione promossa da Buriani nel corso del
i primissimi minuti della ripresa, un bel tocco smarcante di Antonelli, Chiodi è sul filo della posizione regolare, probabilmente in posizione regolare, segna il gol del 3-0. E veniamo alla partita più attesa della giornata. Il Torino va in vantaggio sulla Juventus, c'è un tiro da lontano del terzino Mandorlini e una strana parata, come vedete, di piede di Zoff. Dal calcio d'angolo, battuto da Sala, nasce il gol con la deviazione aerea di Graziani, che sorprende tutti. 1-0 per il Torino al 29esimo del primo tempo, al 33esimo pareggia Bettega con la complicità, vedete, ovviamente involontaria di Terraneo. Pronta e bella la girata di Bettega, ma Terraneo è stato piuttosto incerto. Classico contropiede per il terzo gol juventino, cioè un'incertezza della difesa, vanno via per il secondo gol juventino, vanno via Virdis e Tardelli palla al piede sull'uscita di Terraneo, realizza il gol decisivo al 24esimo della ripresa, gioisce Tardelli che Radice teneva proprio nella sua veste nuova, inedita di goleador, gioisce anche Trapattoni. E veniamo al Lazio-Cagliari di cui si diceva, va in vantaggio la Lazio, Giordano lanciato in contropiede, non perdona il pur bravo Corti e batte tutti anche rendendo inutile il tentativo di salvataggio dei difensori avversari. Pareggia nel corso della ripresa con Marchetti nei primi minuti, il Cagliari è Selvaggi che fornisce il pallone al centrocampista, bello scatto in avanti sull'uscita di Cacciatori, il gol del pareggio 1-1. Si diceva della doppietta decisiva di Mastropasqua, ecco il primo gol realizzato al portiere Galli della Fiorentina, va in vantaggio per 1-0 il Bologna contro la Fiorentina al 16esimo del primo tempo, in questa partita c'è stata poi l'espulsione di Colomba del Bologna, ed ecco l'azione del secondo gol ancora realizzato da Mastropasqua e Savoldi che va avanza, poi dà sulla sinistra a Colomba, suo il traversone, bel colpo al volo di Mastropasqua in diagonale che batte Galli, 2-0 nella ripresa. E stiamo per vederlo al 41esimo, Antognoni su calcio di rigore realizza il 2-1 che comunque resta il risultato finale. E andiamo a Pescara Avellino, il Pescara che va in vantaggio con Cinquetti a termine di un'azione piuttosto concitata e confusa, ecco Cinquetti sulla punizione battuta da Nobili, c'è un sospetto di fallo di mano, di posizione di fuorigioco, comunque il gol è concesso, 1-0. L'1-1 si diceva è opera di Cordova, eccolo Ciccio Cordova, 35enne. Si fa avanti in slalom, resiste a un paio di tentativi, triangolo strettissimo, ancora tentano di fermarlo, Di Piatto mette il gol e il gol del pareggio per l'Avellino, il gol importante e per l'Avellino ovviamente e per Cordova che bagna in questo modo un rientro in Serie A che sembrava potesse diventare piuttosto difficile dopo qualche vicissitudine del simpatico calciatore. Veniamo adesso a una piccola novità, una piccola innovazione nel nostro Gol Flash che cerchiamo di rendere sempre più completo ai fini dell'informazione calcistica della domenica. Vediamo i risultati della Serie C e cominciamo col girone A della Serie C1 con questi risultati. Alessandria-Pergo-Crema 1-1, Biellese-Triestina 0-0, Cremonese-Casale 0-0, Fano-Alma-Juventus batte Lecco 2-0, Forlì-Reggiana 1-1, Novara-Mantova 1-0, Rimini, Sant'Angelo, Lodigiano 2-1, Treviso, Sanremese 1-1, Varese, Piacenza 1-1, in classifica Sanremese e Piacenza al comando con 7 punti, mentre nella serie C1 sempre girone B, Arezzo, Montevarchi 3-0, Benevento, Salernitana 2-1, Campobasso, Regina 3-0, Cavese, Turris 1-0, Empoli, Catania 0-0, Foggia, Anconitana 3-1, Livorno, Rende 1-0, Siracusa, Nocerina 1-0, Teramo Chieti 2-1, in classifica anche qui dopo 4 giornate al comando il Siracusa con 7 punti. Ancora per quello che riguarda il calcio a livello nazionale, la classifica del top 11, il premio istituito dalla città di Sanremo che intende offrire un riconoscimento agli 11 giocatori migliori per ruolo in base ai voti e alle graduatorie espresse dai quotidiani sportivi settimanalmente. In testa tra i portieri Castellini 6,96, Collovati tra i difensori 6,72, Tesser del Napoli tra i terzini di spinta 6,49, tra i mediani l'interista Pasinato 6,66, lo stopper è il laziale Manfredonia 6,58, il libero è Bini dell'Inter 6,83, Buriani è l'ala di raccordo, il milanista 6,56, Marini interista il centrocampista con 6,91, Giordano e Graziani si dividono il posto al comando tra i centravanti 6,86 per loro, Beccalossi interno di regia di rifinitura 6,63, tra le ali di punta Pagliari 6,58, i voti migliori lo vedete sono quelli di Castellini con 6,96, di Marini con 6,91. E veniamo alla nostra parentesi sul calcio estero che in questa domenica è particolarmente importante in quanto mercoledì si giocheranno incontri di coppa che coinvolgono 4 formazioni italiane, 2 avversari dell'italiana le possiamo vedere, prego la regia di mettere subito in onda le immagini, cominciamo a
a seguire la partita giocata dallo Standard Liegi che mercoledì incontrerà il Napoli in Coppa UEFA, una partita che lo Standard Liegi ha perso e ora lo Standard Liegi, che in maglia rossa, lo vediamo, sta perdendo un po' i contatti col vertice della classifica. Sconfitta per 2-1 contro il Charleroi, una squadra di bassa classifica nel campionato belga, che vediamo andare in vantaggio all'11esimo, rivediamo la stessa azione, con Jacobs sull'uscita del portiere dello Standard, quindi Standard in difficoltà, ma certo comunque temibile per il Napoli mercoledì sul proprio campo, sul campo di Liegi. Raddoppio dello Charleroi ad opera di Mijot al 25esimo, un traversone radente dalla sinistra, la difesa sbanda un pochetto, vedete c'è qualche incertezza, 2-0. E rivediamo anche questa azione. In pratica la partita si conclude qui, anche se il risultato finale è di 2-1, perché al 90esimo Gerez per lo Standard di Liegi riesce a accorciare le distanze con una gran cannonata dal limite dell'area, e questo speriamo che ci siano dei difensori del Napoli che vedono, in effetti sono sempre da temere all'estero per i tiri da fuori area. Vediamo ora il Borussia, avversario dell'Inter, autore di una clamorosa rimonta sul terreno del Colonia in una partita molto bella, finita 4-4, va in vantaggio il Colonia con un gol di Schuster al 14esimo del primo tempo. Il Borussia è settimo nella classifica del campionato tedesco, che è comandata dal Borussia di Dortmund. Raddoppio per il Colonia con Wilmer, in straordinario, spettacoloso tuffo di testa che precede l'uscita di Kneip, 2-0. Continua a spingere il Colonia, che controlla piuttosto agevolmente in questa fase i tentativi del Borussia Mönchengladbach, e 3-0 ad opera di Strack al 43esimo. Finisce 3-0 il primo tempo, il Colonia sembra non aver problemi. Ottavo minuto della ripresa, Nickel su un tiro respinto corto da Schumacher, entra di precisione e realizza 3-1. A inizio la rimonta del Borussia, che già fu avversario molti anni fa dell'Inter, come ricorderete in Coppa dei Campioni nella famosa partita della Latina. Viene il raddoppio, Delaye è entrato nel secondo tempo, pericolosissimo, sgusciante Delaye, e ha battuto in area di rigore. Per l'arbitro Linne, calcio di rigore, che Nickel con una brevissima rincorsa, guardate, trasforma 2-0. Continua la rimonta, siamo all'11esimo. Al 15esimo viene addirittura il gol del 3-3, opera di Linen. Stiamo seguendo l'azione che porta al 3-3 di Linen, scatenato in area avversaria, gol 3-3. Al 21esimo il danese Nielsen porterà addirittura in vantaggio il Borussia dallo 0-3 al 4-3 tra l'ottavo e il 21esimo minuto, in 13 minuti 4 gol, ecco il quarto gol del Borussia. Al 29esimo Dieter Müller dà veste definitiva al risultato, vedete le risultanze dei giocatori del Borussia, e prestiamoci a vedere l'azione del 4-4, ecco. È Dieter Müller stesso che propone l'azione, c'è un diagonale di Schuster che è respinto in qualche modo da Kneip, irrompe Müller e realizza. Abbiamo la possibilità di rivedere anche da altra angolazione questo gol, ecco ancora il diagonale, l'intervento, e malgrado il nuovo tentativo di Kneip è gol, è il gol del 4-4. Dunque un Borussia particolarmente temibile per l'Inter, oltre che per i motivi polemici legati al famoso ricordo della partita della Latina che colpì Boninsegna, una partita che ricorderete era finita addirittura sul campo per 7-1 in vantaggio il Borussia, che poi fu ripetuta e finì 0-0, segnando una grande prestazione di Bordon, che era allora giovanissimo, poco più che ventenne, fu definito l'eroe di Berlino. Nella partita di ritorno poi l'Inter superò il Borussia a Milano e quindi passò il turno quella volta in Coppa dei Campioni. Ora in Coppa UEFA il confronto è ugualmente importante, sono due squadre che possono aspirare a un lungo cammino nella manifestazione, il sorteggio è stato veramente poco benigno nei confronti di entrambe, opponendole già al secondo turno. Staremo comunque a vedere, come staremo a vedere quello che farà lo Standard di Liegi, o meglio il Napoli contro lo Standard di Liegi, e gli impegni anche delle altre formazioni italiane, la Juventus in Coppa delle Coppe. E quindi il mercoledì calcistico si presenta particolarmente ricco, il Perugia ancora contro l'Aris di Salonicco in Coppa UEFA, un mercoledì calcistico particolarmente ricco e interessante, con quattro squadre italiane ancora in lizza delle sei che erano pronte alla partenza dopo l'eliminazione del Torino ad opera dello Stoccarda e del Milan ad opera del Porto in Coppa dei Campioni. Diciamo che per ora Golf Flash non ha più nulla da offrirvi, né dal punto di vista di immagini né dal punto di vista di valutazione e commenti. Vi rimandiamo comunque per approfondire i temi della giornata, non solo calcistica ma anche per gli altri sport, a più tardi, a Domenica Sprint alle 20, sempre su questa Rete 2. Per ora grazie e a più tardi dunque, buonasera. Oh!
certo che il tuo profumo può ricordargli un'altra donna. È rischioso. Io uso Cachet. È così giovane. È affascinante. Cachet, sono io stessa. Cachet, personale su di te. Catherine, mio marito la preferisce soffice, morbida, bella alta. E io gliela faccio con il tipo soffice. Catherine, i miei figli la preferiscono croccante, fragrante, granocchiosa. E io gliela faccio con il tipo croccante. E poi vogliono anche le fette tutte belle, tutte uguali. E io gliele taglio con il tagliapizza che mi regala Catherine. Catherine tipo croccante, Catherine tipo soffice. E nella confezione speciale in regalo il tagliapizza. Ehi, ma cosa fai? Se vuoi una maggiore igiene, oggi c'è una polvere così fine che libera tutto il potere sgrassante. È Last Superfine al limone. Sì, fino ad una maggiore igiene. Quando i mulini erano bianchi, a merenda si poteva trovare una crostatina, la marmellata più ghiotta e la pasta frolla più ricca. Oggi a merenda è l'ora della crostatina del mulino bianco Barilla. Trasmettiamo la cronaca registrata del secondo tempo dell'incontro di calcio Torino-Juventus. Telecronista Nando Martellini, regista Sergio Ledonne. Torino e Juventus sono alla pari, 1-1 alla fine del primo tempo. Vediamo i gol del primo tempo. È il 30° esatto e il Torino va in avanti con Pecci. Apre Pecci su Volpati che fa partire un gran tiro che trova impreparato Zoff che con la sua esperienza rimedia con il piede in calcio d'angolo. Va alla bandierina Claudio Sala. E sul pallone spiovente in area si alza più di tutti Graziani che colpisce bene e il suo pallone è imprendibile. Torino 1, Juventus 0, è la mezz'ora del primo tempo. Ecco, rivediamo il colpo di testa di Graziani, imprendibile per Zoff proprio ad accarezzare il palo. Tre minuti dopo c'è il pareggio della Juventus. È il 33° minuto e la Juventus batte un calcio di punizione. Si incarica della punizione Cucureddu. Sul suo pallone rasoterra fintano un po' tutti, tira Bettega. Terraneo è sulla traiettoria, ma si trova impreparato ad arrestare il pallone che gli passa fra le mani e termina in gol. È il pareggio che rivediamo al rallentatore. Il tiro di Bettega, c'è stata forse una deviazione anche di un compagno del portiere che comunque si trova impreparato sul tiro e la palla in rete. 33° del primo tempo, 1-1. Le immagini sono passate adesso al secondo tempo. Il Torino è alla destra dei nostri teleschermi, attacca con Salvadori. Diamo un'occhiata alle formazioni. Il Torino gioca con Terraneo, Volpati, Vullo, Mandorlini, Danova, Salvadori, Claudio Sala, Patrizio Sala, Graziani, Pecci, Pulici. La Juventus con Zoff, Cucureddu, Cabrini, Furino, Brio, Scirea, Gentile, Tardelli, Bettega, Versa, Virdis. È in campo Gentile con il numero 13 che vediamo. Cucureddu lo ha mandato in campo al 12° minuto al posto di Fanna. Sono presenti 60.000 spettatori per questa che è la partita più importante della giornata. Dovrà laureare la squadra di Torino che in questa fase iniziale del campionato sarà la inseguitrice dell'Inter. Dirige il signor Bergamo, i giudici di linea sono i signori Guigiani e Ravaglioli. Ha battuto il Torino un calcio di punizione, va via Pecci, fallo su di lui. Non rilevato,
Furino era intervenuto sulla palla e la Juventus lancia il suo contropiede, Bettega ha dato a Furino, che lancia in profondità a beneficio di Cabrini, che tenta lo scatto ma il pallone è talmente in profondità che poi il terzino juventino desiste. La rimessa in gioco di Terraneo. Vediamo in azione Patrizio Sala, che fa proseguire sulla destra Graziani, seguito da Brio. Graziani riesce a mettere al centro un pallone che è lunghissimo e anche sul fondo. Queste immagini si riferiscono al sesto minuto del secondo tempo, il punteggio è 1-1, fissato dai due gol di Graziani e Bettega che abbiamo visto prima di passare alla ripresa del secondo tempo. Un fallo di Gentile su Pulici che rimane a terra. E l'arbitro va ad ammonire Gentile per gioco scorretto per l'azione precedente, è entrato in gioco pericoloso su Pulici che rimane a terra. Rivediamo questo fallo, era Pulici in vantaggio sulla palla, Gentile è intervenuto lo stesso e Pulici è stato colpito al viso, ma assicura il suo massaggiatore di sentirsi in grado di riprendere il gioco. Ha insistito Gentile presso l'arbitro Bergamo sulla involontarietà del suo fallo, che comunque gli è costata la ammonizione. Ecco la rimessa in gioco, la palla era terminata fuori dopo il contrasto con Claudio Sala che ancora ha la palla. Colpo di tacco a beneficio di Bullo. Il cross di Bullo non riesce ma la palla è presa da Pecci. Ancora uno scambio, entra Versa di testa e Furino può completare il disimpegno con un lungo lancio a beneficio di Bettega. Salvadori ha intercettato, dalla parte opposta Furino, ancora Furino e questa volta c'è un fallo di Pecci mentre va in azione di contropiede Bettega e Volpati riesce a appoggiare al proprio portiere. Intanto è rimasto a terra Cabrini. Gentile chiede all'arbitro di usare lo stesso metro nei confronti dell'autore del fallo su Cabrini, ma questa volta l'arbitro non ritiene opportuno intervenire, mentre Pecci va a scusarsi. Per la verità è apparso involontario l'intervento di Pecci, così come era apparso involontario quello di Gentile. È una partita molto tesa, giocata a fior di pelle. Comunque non ci sono state cattiverie degne di nota da una parte e dall'altra fino a questo momento. Si rialza Versa, Versa era il giocatore colpito. Cabrini nel primo tempo era uscito contuso da uno scontro e ha disputato gli ultimi minuti del primo tempo visibilmente zoppicante. Poi nell'intervallo è stato evidentemente rimesso in sesto dalla sua equipe medica. L'arbitro ha scodellato la palla, il gioco era stato interrotto per consentire i soccorsi a Versa. Va in avanti la Juventus lanciando appunto Versa e entra in contrasto con Salvadore. Colpo di testa di Gentile ancora a Versa, ma la palla è in palo laterale.